ragazzi, ciao a tutti, Nick, bentornati qua su City Car Driving. Allora ragazzi, stavo dando un'occhiata alla carriera e praticamente è come una specie di scuola, appunto di scuola guida, cioè dalle basi, almeno ci metto alla prova, cioè è come dire tu già stai facendo pratica in scuola guida e questo è un gioco in cui tu puoi mettere alla prova quello che hai imparato in scuola guida. Quindi un esempio: parcheggio parallelo al senso di marcia in retromarcia. È una cosa che potrei fare, ma la prima cosa da fare è questa: preparazione per la partenza simulata. Ok, quindi proviamo un pochettino, ragazzi, a fare questa specie di carriera che metta alla prova le nostre capacità di guidatore. Allora, cambio in folle, perfetto. Vediamo un po', diamogli il tempo di caricare. Ho cambiato microfono questa volta perché la volta scorsa utilizzavo questo, ma quello delle cuffie è un microfono parecchio scarso. Questo qui è un microfono parecchio buono, solo che c'è il rischio che si sente parecchio forte il volante, il rumore del volante. Allora, prima di tutto premi B per allacciare le cinture. Ma perché sta telecamera messa così in alto? Boh. Ecco, ora ci capiamo. Oh, così va bene. Allora, metto la cintura per avviare il motore. Sì, ma lo so come si fa. Beh, comunque, ho il cambio in folle, quindi posso accendere il motore tranquillamente. Quindi tengo premuto la E e accendo il motore. Cioè, c'era come l'acceleratore schiacciato, non so come, vabbè. Azionare la freccia di sinistra. Vabbè, ovviamente non capite il tasto, ma io so di cosa parla. Ok, disattivate il freno. Ok, ovviamente premo il freno vero. Ok, tolgo il freno, va bene. Abbassate la frizione. Ah sì, ma lo so come si fa ad andare avanti. Cioè, non è che mo devi spiegare tu. Mettere in moto, sì, ok. Posso spostare, dov'è che devo portare la macchina comunque? Basta questa freccia. Ok, sì, ho capito, sto accelerando. Dove devo andare, capo? Dove devo andare? Dove devo portare la macchina? Sta cosa me la deve spiegare lui. Vabbè, andiamo avanti. Ok, innestare la seconda, già l'ho fatto. La rimetto, va bene? Devo andare qua a sinistra, capo? Boh. Andiamo più avanti, raga, non so dove devo andare, non me lo dice. Abbassare la velocità, va bene, no, non è che... Ok. Cambiare di nuovo e scalate la marcia. Sì, ma a me mi devi dire dove devo andare, a me non me lo devi... Cioè, non mi deve dire se devo la marcia, mi deve dire dove devo andare. So benissimo come si guida una macchina. Ok. Dove vado, capo? Ok, nell'incrocio svoltato a sinistra. Oh, ora ci capiamo. Allora, diamo un'occhiata a destra, sinistra, libero. Andiamo. Ok, oh, sembra quasi di guidare una macchina vera. Azionate la freccia destra, ok? Ah, devo accostarmi? Ok, sono salito sopra. Posizionate l'autoveicolo al freno di stazionamento. Fatto. Avviate il motore. Veramente già avviato. Ok. Ah, era questo. Sposta e parcheggiati da un'altra parte. Vabbè, il compito è portato a termine. Grazie. Ok. Parcheggio parallelo al senso di marcia. Esercizio sulla pista di prova. Parcheggio parallelo. Avvicinate la linea start ed iniziate a eseguire l'esercizio. La freccia bianca indica di andare avanti, quella gialla indica di tornare indietro. Eseguite questo compito per ottenere il titolo parcheggio parallelo al senso di marcia e retromarcia. Eseguite questo compito in 25 secondi o meno per ottenere il titolo parcheggio rapido. Parcheggiate il mezzo il più vicino possibile al ciglio destro della strada per ottenere il titolo occhio clinico. C'è provo! Oh! A me l'unica cosa che un po' mi dà confusione è perché non so adesso per dire. Tu cacchio è che devo andare? Così mi metto un po' in confusione. Ah, boh. Vabbè, proviamo. La cintura.
Accendo, tolgo il freno a mano, sposto. Fermatevi davanti alla linea di partenza. Ok, qua. Iniziate la lezione. Guardo indietro. Ok, dai, che ce la fa. Ok, tiriamo freno a mano. Ce l'ho fatta? Ok. Ma mi sai che ho perso più di 20... la Peppa, dico io, una stella. Vabbè, ovviamente ci... Ripetere, stavolta sono più veloce, dai. Allora, tolgo freno a mano, metto cintura, accendo, metto la prima e sposto. Stavolta guarda nicchia com'è veloce. Ah! Avete superato la linea all'inizio. Ok, oh, mamma mia quanto è pignolo. Vado? Oh, e allora? Ok, iniziate la lezione. Vai, 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 Nicchia, vai! Va bene? No, mi sa di no. Mi sa che sono rimasto... Oh, non ce l'ho fatta, sono rimasto troppo fuori. Oh no? Oh, buono era, quasi. Ma dai, mazza quanto è pignolo. Va bene così? Oh. Vabbè, va, ok. Sarà per un'altra volta. Slalom. Esercizio slalom. Vabbè, lo slalom so benissimo che cos'è, raga. Ma perché il retromarcia lo devo fare, no? Ah, ok. Ah, ok. Ok, accendiamo. Ah, che sto combinando? Ok. Ci sono, un po' più avanti. Mazza, oh, e chi ci capisce cosa? No, questa tele... No, questa telecamera che fa così. No, 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 wait. Questa telecamera che fa così non ci capisco niente, bello. Forza, Nicky, che ce la può fa? Un po' più avanti. Oh, hai già iniziato? Allora, l'unico problema, ragazzi, è questa diamine di telecamera. Però, fermatevi allo stop. Ole! Fatto. Due stelle, meno male. Dosso, esercizio sulla... Vabbè, lasciamo perdere, va. Facciamo un giro normale, va, perché comunque... Ci sta anche quello. Territorio, quartiere, autostrada, autostrada. Proviamo un po' in autostrada, dai. Mezzi di trasporto. Ah, posso cambiare la macchina? Oh, ah, alcune sono proprio bloccate. Provo questa qua. ABS, sì, l'ABS non è male. Colore, che me frega. Indietro. Stagione, mettiamo pioggia, no, umido, e mettiamo mattina, inverno, oh, strada ghiacciata, sì, strada ghiacciata, cacchio, in autostrada con la strada ghiacciata, allora mettiamo giorno, mi vado ad ammazzare, traffico, densità, comportamento del traffico, normale, situazioni impreviste, pericolo, deviazione del traffico, metti che qualche pazzo fa spesso qualcosa di strano, qualcuno frena spesso, ok, attraversamento del pedone, ma i pedoni in autostrada non so che ci fanno, ok, proviamo, dai, ok, proviamo un po' quindi con la gente pazza in autostrada, Nick, vediamo se ce la fa, rimetto in folle e proviamo. Ok, oh, in autostrada, Nick, bella, ma perché c'ho il volante a destra? E dire che sono in Europa, ah? Quindi c'ho pure la vita più complicata mo per andare in autostrada. Ammazza quanto traffico. Ok, allacciamo la cintura. Avviamo il motore. Perché la macchina va avanti? Non è in folle? Ah, non era in folle. Avevo il cambio in folle, ma la macchina aveva la marcia inserita. Ok, togliamo il freno a mano. Allora, rimettiamo la prima. Vediamo se... Mazza che neve, raga.
E mo mi fanno passare a me. Mamma mia. Guarda che neve, raga. Ma dove? Ma quante corsie c'ha sta macchina? Au! Per un pelo, disgraziato. Gli stavo a finire addosso. Ok, è complicato questa macchina che c'è il volante a destra. Come faccio a soppassare? Ok, per soppassare devo fare così. Vorrei poter cambiare corsia, grazie. Ovviamente, ragazzi, con la neve è pericoloso. Io penso che questo gioco simula abbastanza bene anche, diciamo, la neve, quindi il ghiaccio, potrei scivolare. Chissà quanto è lunga sta autostrada. Vorrei fare un sorpasso, c'è uno qui accanto a me. Non superare il limite! E cacchio, ho fatto un incidente! Il problema è che quando uno deve guidare, cioè quando uno per guardare deve usare il mouse, è chiaramente parecchio complicato. Qualcuno mi ha detto comprati il Tracky Air. Non è che costa poco, raga. Non è che costa poco sto coso. Ah, tutto gas! Forza, levato, va! Oddio! 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 Un po' di drift! Ah, wow, ho scassato la macchina! Volevo fare un po' di drifting sul ghiaccio. Scusate, sono in mezzo alla strada. Oh, ciò che è pericoloso. Mi fate passare, vero? Mi fate passare, vero? Grazie, molto gentili. Mazze, chi ha controllo sta macchina? Oh. Vediamo un po' dall'esterno, raga. Vabbè, la mia macchina è sempre lei. Let's go! Oh! Ce la faremo? Oh cacchio, quello frena! Disgraziato! Fa passare! Oh mio Dio, raga, il pazzo in autostrada! Difficile, difficile, difficile! Mamma mia, difficile! Ovviamente sul ghiaccio è veramente complicato riuscire a mantenerla, diciamo, a mantenerla in corsia. Vediamo un po' se mi fanno passare da qua. Ah, adizio con l'autobus! Ovviamente sto guidando io volontariamente tipo pazzo. Ma perché ovviamente è anche divertente, perché è parecchio simulativo il gioco. Cioè, veramente è fatto bene per quanto riguarda, sì, graficamente non tanto realistico, però come fisicità mi sembra abbastanza ben fatto, ecco. Mettiamola. Ah, oh. Però non mi piace sta macchina perché col volante a destra e che mi trovo in Inghilterra, dico io. Ma quanto sto andando a 120, oh! Diciamo che non ho guardato dietro. Però comunque diciamo che è bello perché se uno vuol fare pratica a guidare in autostrada, mentre c'è uno che ti si pianta all'improvviso davanti senza motivo, ovviamente ci finisci addosso e questo è il bello della vita, no? Mi fate passare, che qua ho fatto un incidente, questo è il quarto della giornata. Oh, che famoso sposti! Dopo che ho fatto la fatica per uscire. Yuhuu!
La freccia di sinistra non è stata azionata. È molto pignolo il gioco. Vorrei provare qualcos'altro, mi sa, comunque. Magari, che so, con la neve in... non in autostrada. Oh, cacchio! Oh, cacchio! Sono andato a sbattere, non pensavo che ero così vicino al muretto. D'altronde, mica è facile... Con la guida a destra non riesco ben a capire quanto sono vicino al muretto. Ok, vorrei uscire di strada. Sì, una parola, come fa? No, non posso. Aspetta. Magari sono arrivato. Magari posso uscire di qua. Posso accostare qui da qualche parte? No, completamente. Woohoo! Oh cacchio! Ah! Ho scassato la macchina! Vabbè, raga, allora proviamo. Voglio provare qualcos'altro. Magari in città questa volta. Non autostrada, strada di campagna. Bello, strada di campagna. Proviamo. Ma no, con questa macchina però. Oh no, questa non mi piace. Proviamo il furgone. Vai, il furgone. Ok ragazzi, ma dove cacchio mi trovo? Strada di campagna, ma guarda quanto traffico che c'è. Ma quella campagna, oh. Che è tutta a fase la scampagnata d'inverno qua. Mi fate insomma. Ah, stavo addirittura bloccando la strada. Ero proprio in mezzo alla strada io. Ok, col furgone andiamo a consegnare, non lo so, pacchi. Sto trasportando pacchi col furgone. Mazza, quanto è brutto, troppa neve, troppa neve. Non ho azionato la freccia. Va perché? Per via la curva devo mettere pure la freccia. Oh, ma qui non si può, raga, no, non si può guidare completamente forte. Mamma mia, mamma mia. Chiaramente col ghiaccio si scivola che è un piacere. Andiamo a destra, mettiamo la freccia. Bisogna camminare veramente piano. Nella realtà naturalmente stavo molto più attento, ecco. Bisogna guidare molto piano con la neve, molto molto piano. Oh, ma magari se si metteva un po' più avanti, che io non vedo un cavolo. Questa me la chiama strada di campagna? E a quattro corsie, che cacchio di strada di campagna è? Boh. Piano, prima che mi vado ad ammazzare. E d'altronde già camminare a 50 con la neve è già parecchio, ecco, è già molto, ecco. Magari nel gioco uno no, la velocità non la sente, no? Però ovviamente guidare una macchina reale la senti che stai andando un po' troppo veloce per la neve. Io ho già guidato naturalmente con la neve così. Quando stavo in Germania ho già guidato con la neve così. E si stava parecchio attenti, bisognava stare molto attenti. Era molto pericoloso. Oh! Quanto sto cornuto qua! Mi taglia la strada e mi frena davanti pure! Ah sì? Ah, lo dico io! Sì, cornuto! Ah, macchina di scasso! Siete vittima di un sinistro! No, questo si è buttato a destra, quale sinistra? Sto disgraziato! Sì, mo sono rimasto incastrato in mezzo a due macchine. Anzi, che fate? Non vai? Prima mi tagli la strada e poi non vai? Ma io ti scassa la macchina, ti scasso. Cosa? Peccato che la macchina non si scassa più di tanto, ragazzi. Ah, togliete, va, che devo consegnare pacchi. Mica posso stare dietro a voi, va. Fate passare, forza, che vado di fretta. Woohoo! È che il volante è veramente durissimo. Normalmente con la neve, altro che duro, dovrebbe girare facile facile. È come se sto furgone non c'ha manco il servosterzo. Yuhuu! Oh, che cacchio fa questo?
Oddio! Oh, cavolo! Ho scassato la macchina, furgone! I pacchi, ragazzi, non vi preoccupate, sono sani e salvi! Anche per il momento! Vabbè, chiaramente ragazzi mi tagliano la strada le macchine perché ho scelto io questi imprevisti, ecco, se no naturalmente guidano bene. È tutta una cosa per tenervi, diciamo, per tenervi concentrati, no? Ehi! Oh cacchio! Scivolavo leggermente! Invasione della corsia opposta! Ah, mi stai a dire che qua mi trovo nella... Oh, c'è un vecchietto che attraversa la strada. Anzi, una vecchietta. Signora, attenzione, che la mettono sotto. Dico io, ah. Vabbè, parcheggiamo, va, parcheggiamo. Oh, aspetta, sto parcheggiando, sto parcheggiando, sto parcheggiando. Ci permetti? Ho capito che ti ho tagliato la strada, ma chi se ne frega? Ok. Allora, basta, devo parcheggiare cortesemente. Mi fate parcheggiare? Grazie. Ma non si vede un cavolo. Vediamo se ci riesco. È un po' complicato, non si vede niente. Oltretutto c'è il rischio che sbatto contro qualche macchina. Ah, beh, dai, buono, dai. Ce l'ho fatta. Sono salito sulla banchina, forse. Freno a mano, spengo il motore. Vediamo un po' dov'è che sono. Ah, beh, dai, è andata bene. Beh, è andata bene, dai. No, non sono salito da nessuno. Ah, sì, c'è un piccolo bordino. Beh, non male, dai. Vabbè, ovviamente, a parte fare un po'... A parte giocare un po', chiaramente, in modo scorretto, ma è anche bello quello. Comunque, ragazzi, dai, abbiamo visto anche com'è bello con la neve. Se avete qualche suggerimento da darmi, non so, prova questo, prova quello, Nick, fatemi sapere, perché... Vorrei provare anche altre cose. Io per il momento, ragazzi, mi fermo qua. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ci si becca presto. Ciao alla prossima, ragazzi!